Il 5 giugno voterete in merito all'iniziativa popolare a favore del servizio pubblico. Ma se guardiamo le cose più da vicino, ci rendiamo conto che in realtà questa iniziativa è contro il servizio pubblico. L'iniziativa è fuorviante. Anziché rafforzare il servizio pubblico, lo danneggia. Essa mira a limitare notevolmente le FFS, Swisscom e la Posta, vietando loro di conseguire profitti. Senza profitti, però, non è possibile investire. E senza investimenti il servizio non migliorerà affatto, ma diventerà peggiore e più costoso. L'iniziativa mette a rischio il servizio di base in tutta la Svizzera. Essa vuole limitare le sovvenzioni trasversali nel servizio pubblico. Anche in questo caso è necessario dire no. Nel servizio pubblico, la compensazione tra città e campagna è essenziale. Senza sovvenzioni trasversali, saranno le aree rurali a pagare il conto. Non vogliamo che ciò accada. L'iniziativa vieta alle imprese parastatali di conseguire profitti, togliendo in tal modo a comuni, cantoni e confederazione risorse fiscali nell'ordine di milioni. Questa lacuna deve in qualche modo essere colmata. La conseguenza sarebbe tasse più alte per tutti. L'iniziativa mette in pericolo il nostro affermato servizio di base, pregiudicando così la coesione fra città e campagna, nonché gli interessi della popolazione e dell'economia svizzere. Diciamo quindi no all'iniziativa a favore del servizio pubblico.